Buon pomeriggio dall'Aprilia Sporting Village, da Yuri Baguli ed Emanuele Barzi, per la finale del secondo Memorial Matteo Tedeschi tra i Bad Boys e gli Amici di Iago. Scarica con Infanti, ancora i due dialogano, palla a Pignadiello, pallone per Trincia col sinistro, andiamo Infanti in fascia. Andiamo, provo a inventare qualcosa, chiude molto bene Vasco, che però regala il pallone a Pignadiello, e quando siamo all'ottavo minuto del primo tempo gli Amici di Iago passano in vantaggio con Pignadiello. Si appoggia a Siniscalchi, attenzione, è dotato di un buon mancino, ferma Sacchetti, molto bene in scivolata, e si appoggia a Cannariato. Vediamo uno contro uno con Trincia, lo sfida, lo manda sul mancino e c'è il gol del pareggio di Matteo Cannariato. Molto bello il gol del numero 15 in maglia nera, e arriva il pareggio di Bad Boys. Pignadiello, pallone che esce per Trincia, prova al sinistro e arriva il gol del numero 8, che riporta in vantaggio gli Amici di Iago, e quando siamo al 22esimo il risultato è di 2-1 in favore degli Amici di Iago. Il pallone per Mauriello, ancora per Sacchetti, ha un po' di spazio adesso per Iasparone, arriva il pallone a Mauriello che spara alto sopra la traversa. Andiamo Siniscalchi, va col mancino e arriva il gol del numero 10 degli Amici di Iago. Francesco Siniscalchi porta il risultato sul 3-1 in favore dei ragazzi in maglia gialla. Affrontato da Cannariato, va sul mancino, scarica per Giurelli, ruba palla Cannariato e può partire in contropiede del numero 15, che salta Lorello e arriva il gol. Arriva il gol, siamo Lorello, ancora Siniscalchi accolcia le distanze, i Bad Boys, c'è ancora una finale, attenzione Cannariato recupera un altro pallone, va sul destro e c'è subito il pareggio di uno scatenato Matteo Cannariato, che fa 3-3, doppietta nel giro di un minuto del numero 15 dei Bad Boys, e risultato di nuovo in parità. Pallone per Iasparone, scarica per Cannariato, pallone per Vasco, messo dentro e c'è la chiusura di Lorello, riparte in contropiede adesso Infanti, pallone appoggiato per Trincia sul mancino, forse perde il tempo per il contropiede, l'appoggia a Lorello, però pallone per Infanti, secondo palo Trincia, e arriva l'ottima chiusura sul secondo palo del numero 8 Emiliano Trincia, bellissima transizione offensiva degli uomini in maglia gialla, conclusa con una deviazione sul secondo palo e si riporta in vantaggio per il 4-3. Lorello Marco, che fa buona guardia, scarica per Rallo, pallone dentro per Infanti che chiude lo scambio con Rallo, davanti al portiere il numero 9 Giulio Rallo, lo fredda sul primo palo e raddoppia il vantaggio della sua squadra, risultato adesso sul 5-3. Siamo Cirillo, pallone per Vasco, si appoggia per Gioffi, attenzione c'è incomprensione, arriva il gol di Sacchetti che accorcia le distanze, Sacchetti, e il risultato è di 5-4 quando manca un minuto alla fine. Vediamo Infanti, attenzione Lorello che protegge il pallone, lo scarica per il capitano, ancora lo scambio e arriva la chiusura, di Capitan Cantarelli, che rimette ancora due gol tra le due squadre. Vediamo ultimi possessi palla per i ragazzi in maglia nera con Cannariato che va sul fondo, arriva il gol di un imprendibile Matteo Cannariato, che quando a un minuto dalla fine accorcia di nuovo le distanze. Attenzione adesso a Cannariato sul fondo, attenzione, prova al sinistro che forse finiscono qui le possibilità, probabilmente verrà recapitatogli, è così, capisce tutto Lorello, e arriva il triplice fischio del direttore di gara e c'è la vittoria degli Amici di Iago, combattutissima questa finale con i Bad Boys che non hanno mollato fino alla fine, cercando il tutto per tutto anche con il portiere di movimento. Ricordiamo il risultato finale di 6-5 per gli Amici di Iago, e da Emanuele Barzi e Yuri Bagoli un saluto.